Confraternita di Misericordia di Subiano, riparte un progetto già, diciamo così, sperimentato 2 anni fa. E in questo caso il governatore Luca Baglioni ci parla di MUVI. Il progetto MUVI che abbiamo fatto 2 anni fa con la cooperativa MUVI apposta, in cui ci hanno donato il mezzo per il trasporto dei disabili. Quest'anno abbiamo deciso di riproporlo alle comunità di Capolona e Subiano, perché il mezzo che abbiamo ottenuto l'altra volta è stato utilissimo, ha fatto tantissimi chilometri, ha fatto tantissimi servizi, proprio perché ormai la richiesta di questo tipologia di servizio è tanto aumentata, e quindi la necessità di avere mezzi efficienti, mezzi che siano al servizio e che siano, diciamo così, utili per fare questa tipologia di servizi. Quindi ci siamo ritrovati qualche giorno fa con la cooperativa MUVI e gli abbiamo chiesto se era possibile fare un nuovo mezzo, proprio per andare a, diciamo così, a coprire tutte le necessità che ci sono nelle nostre 2 comunità, di Capolona e Subiano. Un progetto MUVI che cos'è? Non è altro che un pulmino che viene utilizzato proprio per il servizio del sociale, ben attrezzato soprattutto anche con pedane, dove la partecipazione avviene tramite una sponsorizzazione di varie aziende, di varie associazioni, e tutti quanti hanno il loro riconoscimento proprio su questo pulmino che viaggia per tutto il nostro territorio a dare un aiuto, a dare una mano. E quindi naturalmente attraverso le sponsorizzazioni viene questo pulmino donato alla Confraternita di Misericordia, che poi provvede naturalmente alla sua gestione. Luca Biagiotti e la tua collega, la signora Gilda, parlatemi di questo progetto 2014. Allora, il progetto 2014 verrà effettuato perché? Perché grazie a questo mezzo, che è partito l'anno scorso ad agosto, proprio in occasione del centenario della ricorrenza della Misericordia, ad oggi ha percorso oltre 40.000 chilometri e fatto più di 400 servizi. Ora siamo arrivati al punto che la Misericordia, proprio dal crescente aumento di richieste sul territorio di vari servizi verso i vari ospedali della zona, in primis il San Donato, ma anche strutture più lontane, il Meyer o anche il Gaslini o anche Milano, non ce la fa più a garantire questi servizi, e questo nuovo mezzo sul territorio andrà proprio a sostituire un mezzo datato, allora fatto, un Fiat Fiorino nell'anno 2001, donato grazie alla famiglia Soldini. E le aziende oggi sono contente perché? Perché vedono proprio un risultato concreto della loro beneficenza, e danno la possibilità soprattutto ai volontari di poter dare una mano a quelle persone che oggi si ritrovano in difficoltà e che non sanno sempre come poter essere accompagnate. Ecco, questo è questa sinergia tra le aziende sul territorio che oggi vengono aiutate, vengono, diciamo, garantiti questi servizi grazie proprio all'associazione, perché oggi la Misericordia sul territorio garantisce servizi in quel territorio anche tra Bibbiena e Arezzo, e quindi tanto territorio da coprire, che però non è sempre facile proprio dalla continuo aumento di questi servizi. E noi, sia io in primis e la signora Gilda, saremo le persone che metteremo a conoscenza le varie attività sul territorio e delle attività che fa la Misericordia e dell'opportunità di poter concretamente dare una mano in una maniera solidale ad aumentare questi servizi. Parole povere, entrerete dentro le aziende, le contatterete, mostrerete quello che è stato fatto già da 2 anni con questo pulmino della MUVI, perché un'azienda credo che oggi soprattutto abbia a cuore il proprio territorio, no? Il territorio dove vive e la sua gente, perché un'azienda è fatta anche di tanta gente, di tanti operai, di tante comunque persone che ruotano intorno. Assolutamente sì, a detta di alcune aziende col sorriso, questo un po' ce l'hanno anche ridefinito il progetto San Tommaso, ovvero che oggi sempre più le aziende hanno il piacere di vedere concretamente quello che viene fatto sul proprio territorio grazie al proprio contributo. E questa, a detta di tanti, è proprio una maniera concreta. Perché? Perché tutti i giorni questo mezzo operativo sul territorio è la maniera più efficace e più visibile di rendere, anche soprattutto di far sapere in un momento di difficoltà economica come questo, grazie a chi è stato reso tutto possibile.
oggi sempre di più le persone sono sole, cioè nel senso che in un momento anche di crisi è difficile a un familiare a volte prendere anche un permesso, proprio per assistenza, no? E quindi logicamente questo pulmino sarà di grande utilità. Dobbiamo muoverci, dobbiamo spostarci, dobbiamo fare anche spostamenti molto lunghi, molto lontani, quindi servono mezzi efficienti, no? Non c'è niente da fare. È ovvio che la Misericordia cerca di fare sempre il massimo dello sforzo per avere i mezzi efficienti. Questa è un'occasione eccezionale, perché possiamo coinvolgere veramente le aziende, la cittadinanza in un progetto che è fatto per le comunità di Subbiano Capolona. Quindi le aziende di Subbiano Capolona ci aiutano a fare qualcosa per noi, ecco, per la comunità. E questo secondo me è fondamentale. Noi poi ci mettiamo la professionalità, ci mettiamo il personale, ci mettiamo tanti anche altri servizi, però in questo caso, ecco, poter coinvolgere le aziende locali, la gente che poi potrà usufruire di questi mezzi, è secondo me un'occasione eccezionale. Logicamente è un progetto che ha dei patrocini importanti, e soprattutto perché è importante questo servizio. In primis, visto che siamo a Subbiano, il sindaco di Subbiano, Antonio De Bari. Questo bisogna dire sempre grazie tantissimo, perché avere un'associazione che pensa agli anziani, ai bimbi, agli anziani soprattutto, avere in famiglia degli anziani, purtroppo, come dicevi prima tu, in un momento di crisi, di profonda crisi, dove il lavoro bisogna tenerlo stretto, essere attaccati, e purtroppo i servizi sono sempre più distanti, i centri non sono più nel luogo, bisogna andare a Arezzo, bisogna andare a Bibbiena, e avere questi mezzi che possano accompagnare queste persone, e sono i volontari, grazie anche a loro, perché vedo, purtroppo ho provato anche direttamente in famiglia mia, che vengono a prenderli, li portano, li fanno fare anche due risate, posso dire anche due risate. Questo è importante. Come amministrazione devo dire grazie. Mi piace il progetto che prima diceva prima, perché unire il privato su un servizio pubblico in un momento di grandi tagli, di grandi sacrifici che ci stanno chiedendo se chi sta sopra di noi, è veramente importante. Questo perché sensibilizza il privato, dove vede i suoi soldi, dove sono andati, vanno, e quando si vede, io ci faccio caso, quando giro per la città, per il paese, vedo questi pulmini, li leggo e penso a queste aziende. Già questo secondo me è un buon risultato. Però quello che interessa è che questo risultato sia dato a strutture come la Misericordia, dove possono erogare questi servizi, perché solo qui si può dare questi servizi, e questo è veramente importante. Insieme al sindaco di Subbiano c'è il vice sindaco di Capolona. Vedere che due comuni sostengono un progetto della Misericordia, che rappresenta tutti e due i territori, credo che sia fondamentale, no? Sì, sicuramente. In un momento come questo, in cui si tende ad accentrare le varie funzioni, eccetera, la Misericordia noi come comune Capolona ce la sentiamo anche nostra. Per cui abbiamo aderito immediatamente a questa idea del patrocinio, e ci fa estremamente piacere che questa iniziativa vengano prese nel nostro territorio, perché crediamo che appunto i tempi sono duri per tutti, per cui se ci sono delle possibilità, delle opportunità che ci possano garantire servizi, per noi ben vengano. Quindi ecco, da parte nostra c'è l'invito proprio alle associazioni, ai vari alle varie ditte, eccetera, di aiutare e di favorire il nascere di questo nuovo pulmino, che è molto utile per la nostra comunità, perché è una comunità che ha bisogno di aiutare le fasce più deboli, quindi in primis i malati e i ragazzi con handicap, eccetera. Per cui ecco, è utilissimo per noi, è un momento di gioia essere qui e condividere questa iniziativa. Grazie. E per il sociale io credo che Nicoletta Bruno, assessore del Comune di Subbiano, possa darci anche testimonianza di questo, della necessità veramente di poter partecipare, di creare questa vicinanza tra pubblico e privato sempre continua. Sì, mi fa piacere infatti che il mondo dell'associazionismo in questo periodo di forte crisi è molto attento ai problemi sociali, e davanti ai forti tagli che vengono dallo Stato centrale bisogna attingere proprio dal mondo del volontariato e dal mondo del
dell'associazionismo, unito anche alla professionalità, alla competenza, per cui questi servizi, sì, ben venga la sponsorizzazione da parte delle attività e degli imprenditori locali, perché dimostrano appunto l'attenzione al problema che noi abbiamo e che dobbiamo affrontare tutti i giorni, ma anche personale qualificato, professionale proprio, che si dedica ogni giorno a questa attività e che porta soprattutto in un momento di bisogno come può essere quello della salute, quindi quando uno o della disabilità o della vecchiaia un aiuto concreto, quindi non fa sentire solo proprio la persona, questo deve essere fortemente valorizzato. Quello che mi fa piacere è che questa crisi economica viene vista negativamente, però sta facendo nascere la solidarietà e un paese come il nostro, come quello di Capolona, è sollecitato da questa cosa e sta venendo fuori il meglio da parte delle persone, da parte degli imprenditori locali. Questo è un ritorno che fa bene sicuramente ai soggetti che vengono aiutati e alle amministrazioni pubbliche che sono sempre di corsa a cercare le risorse, però fa bene soprattutto anche alle persone, alla cittadinanza, perché hanno un rientro proprio a livello scusate, sono raffreddata, a livello proprio delle loro necessità, le necessità più profonde, le necessità che poi sono anche quelle che angustiano di più la persona, perché sono in momenti di difficoltà nella salute, insomma, e quindi vanno ringraziate, vanno comunque, bisogna stargli accanto, le istituzioni devono stare accanto sia al mondo dell'associazionismo che a tutti gli imprenditori locali, oltre che alle persone in primis. Ora sono curiosa di sapere, ma vi ricordate quanti erano le aziende? Circa più o meno è stato fatto intorno a una quarantina di attività commerciali, artigianali, imprenditoriali che tutti insieme sono riusciti a garantire questo progetto. Vogliamo essere di meno? Cioè questa volta abbiamo anche un patrocinio in più, quindi vogliamo diventare di più. Quindi quanto ce ne possiamo mettere, scusa, dentro? Dipende sempre dalla sensibilità delle aziende. Fondamentalmente può essere anche una, come può, l'importante è arrivare a centrare l'obiettivo. Per noi la cosa importante e reale in questo momento è esserci nel progetto, poi ognuno realmente ci può essere nella maniera che più gli fa piacere. Come sarà questo pulmino? Questo pulmino sarà un Fiat Doblò 5 posti, completamente attrezzato, quindi trasformato fin dal pianale, con i sedili speciali, con la pedana di sollevamento, che oggi permette sempre di più ai volontari, perché noi sì, facciamo parte dell'azienda che mette in collaborazione le aziende con le associazioni, ma se tutto ciò non fosse realmente fatto grazie ai volontari, realmente queste persone non potrebbero essere accompagnate. Grazie anche a questi mezzi sempre più attrezzati, la tecnologia va avanti e quindi con una pedana speciale di sollevamento certificata che riesce oggi a sollevare 360 kg proprio per la persona disabile, ma anche il volontario che può salire sopra la pedana. In più comunque verranno garantiti cambi gomme, la meccanica, la carrozzeria, tutto un pacchetto completo proprio per garantire questi servizi sempre più ai cittadini in difficoltà. Per tante, specialmente aziende, ora anche in questi momenti, perché poi parliamo sempre con attività commerciali, artigianali, imprenditori, grazie ad una legge, perché questo progetto è valido grazie alla legge 328, sul contributo che viene dato da parte delle aziende viene fatta la fattura. Grazie alla fattura c'è una deducibilità fiscale al 100% e oggi tante aziende apprezzano il fatto che anziché diciamo disperdersi le proprie tasse vengono reimpiegate sul proprio territorio in una maniera concreta e questo non è nemmeno da sottovalutare. Cioè, quindi può essere, diciamo così, anche un'opportunità per l'azienda per un ritorno, non dico soltanto d'immagine, ma anche comunque di partecipare a quello che è la vita del paese. Ma guarda, per quanto riguarda il ritorno d'immagine, io sono rimasto abbastanza, diciamo così, incuriosito dal fatto che nel pulmino scorso ci sono delle aziende che hanno partecipato ma non hanno voluto la loro targa e hanno preso anche degli spazi abbastanza ampi, perché poi si vedono, ci sono dei messaggi, dei disegni che non c'entrano niente con la sponsorizzazione, in realtà sono aziende che hanno preso uno spazio con un messaggio ma non hanno voluto apparire. Questo quindi è importante per capire, credo, quanto sia importante non solo l'aspetto, sì, mi faccio pubblicità, voglio vedere che sono stato io a mettere quei soldi, no, partecipo, però non mi interessa che si veda. E questo è stato un fatto molto interessante che mi ha colpito l'altra volta quando l'abbiamo fatto con Enzo. Dico, ma dice, questi non sono voluti comparire, non mi ha neanche detto quali erano le aziende, quindi, perché sono volute rimanere anonime al 100%. E questo, diciamo, che è una cosa interessante. L'altro aspetto è ovvio che in questo momento con la legge 328 che diceva lui, io che sono un imprenditore, diciamo,
allora pago le tasse oppure aiuto un'associazione? Ecco, di fatto pagare le tasse è comunque un contributo che dai comunque allo Stato, comunque serve per mantenere anche il sociale. Di qua però il contributo è più fattivo, perché nel momento in cui tu dai un contributo di 100, 200, 1000, quello che è, non ha importanza, 10.000 oppure il pulmino intero, hai comunque, dice vabbè, devo pagare di tasse, faccio una buona azione nei confronti di un'associazione che è nel territorio, che comunque ricade a pioggia su me. Meglio non averne mai bisogno, come si dice tutti, però tra virgolette faccio crescere qualcosa nel territorio, e di questo io sono molto, diciamo, questo è un fatto concreto, voglio dire, diciamo che è una delle tante o poche leggi che funzionano, che hanno una ricaduta reale su noi come associazioni di volontariato. Faccio per dire il 5 per 1000, anche quello ha avuto una grossa ricaduta. Quando hai quei risultati lì, che vedi che c'è tanto interesse, vuol dire che la gente gli piace. Quindi diciamo questo per l'impresa è un'opportunità doppia: aiutare il territorio e avere una deducibilità fiscale che magari, insomma, potrebbe essere interessante. Un altro, chiudo ringraziando le nostre amministrazioni di Capolone e Subbiano per la sensibilità, perché io sono andato a chiedere così apertamente un aiuto, insomma un loro appoggio, questo patrocinio, perché comunque questo è un programma, perché ci tengo a precisare, serio, non è che siamo qui di fronte a una banda di briganti, anche perché no, voglio dire, ci sono state in passato alcune situazioni del genere, ci sono stati degli scandali, loro abbiamo già fatto un primo mezzo, è tangibile, è vero, è lì fuori, lo possiamo vedere, a 40.000 km ha fatto centinaia di servizi. Facciamo un percorso con loro perché è un'azienda seria, quindi abbiamo chiesto una mano a loro per avere questo pulmino. Quindi io ringrazio le due amministrazioni di Capolone e Subbiano, tengo a precisare che noi siamo la misericordia della comunità di Subbiano e Capolona, perché questo deve essere chiaro, perché non abbiamo più nessuna differenza. Per noi non è che facciamo il conto quanti volontari sono di Subbiano, quanti di Capolona, quanti tesserai, noi in realtà ormai siamo nel territorio, e questo ci tengo a precisarlo. Quindi ancora grazie alle amministrazioni che ci hanno sostenuto in questo progetto. Quindi diciamo effettivamente un progetto, abbiamo detto che loro hanno controllato la serietà della ditta, quindi anche per voi come amministrazioni credo che sia importante. È importante la serietà, ma questo, conoscendo le associazioni, oltre che un nome hanno anche delle persone, e questo conta tantissimo ovviamente. Su questo quando il governatore è venuto da me, neanche mi è passato per la mente che ci fosse chissà che cosa. So quanto lavorano, so quello che fanno, conosco i volontari che ci lavorano, perciò so benissimo che è fatto per aiutare veramente le fasce deboli di chi ha bisogno, anziani e chi è malato. Questo assolutamente sì. Anzi, sono io, torno a ripetere, che ringrazio loro di essere presenti e di essere veramente così attivi. Io non mi tirerò mai indietro assolutamente, finché laddove è possibile, e sono sicuro che sarò sostenuto dal mio assessore, anzi da tutto il consiglio, per poter dargli una mano. Questo assolutamente, sia la misericordia che tutto il resto dell'associazione. Parte il progetto Muovi, verranno naturalmente nelle aziende del territorio a metterci la faccia, saranno loro, ma dietro di loro c'è la Confraternita di Misericordia, ci sono i due comuni, quello di Subbiano e quello di Capolona, tutto questo naturalmente per comprendere la serietà di questo progetto, un progetto che già nel 2013 ha fatto vedere quanti chilometri sono stati proprio effettuati per dare una mano a tutti coloro che ne hanno avuto bisogno quando hanno chiamato la misericordia e quando hanno chiesto proprio un aiuto. Tanti chilometri percorsi, tanti volontari che ci stanno dietro, tante aziende comunque già che sono diventate la forza proprio di questa nostra Confraternita di Misericordia attraverso questo progetto che è di un pulmino completamente attrezzato per il trasporto anche del disabile, e quindi per un servizio sanitario e del sociale. Questo è importante e a questo punto si parte. Loro due saranno coloro che verranno naturalmente a visitarvi, a contattarvi. Intanto la prima cosa è l'accoglienza, poi ascoltateli e poi decidete. Grazie.